sviluppo economico. Grazie, vorrei ringraziare anch'io il sindaco l'onorevole Pittella e tutti gli organizzatori. Vorrei ringraziare, siccome io ho organizzato tantissime iniziative in tutta l'area euro-mediterranea, vorrei ringraziare anche le persone che non si vedono, e permettete che facciamo un applauso a queste persone. Dicevo prima, anche le persone che hanno pensato ai fiori da mettere là, che sono persone che hanno portato l'acqua. Riprendo un po' il discorso dell'onorevole Pittella, che io ho avuto il modo di apprezzare a livello europeo, al Parlamento europeo, nei suoi discorsi. Chi utilizza anche l'informatica può seguire molti. Io ho apprezzato, recentemente ero in un altro paese, vorrei cominciare con questo discorso dei ragazzi libanesi che mi hanno detto: conosciamo il suo amico, perché è stato lui il chairman del discorso del dibattito sulla Libia. Hanno visto il tuo intervento, le tue parole molto forti verso la baronessa Ashton, chiedendo delle domande chiare, di una rapidità di discorso. E vorrei riprendere anche un po' il discorso oggi di cose concrete. Io ho apprezzato il tuo intervento, molto, molto, molto. Ma io sono anche una persona molto concreta. Se posso dire qualcosa sull'Italia, io apprezzo questo paese, sto abitando anche, ho continuato, anche se sono in Slovenia, adesso ho continuato ad avere un certo punto di contatto in Italia. Una delle cose che io suggerisco all'Italia, siccome siamo in Italia e anche a Lauri oggi, è di essere più concreta. Invece di soltanto parlare, di fare, io vengo da Malta, dobbiamo cominciare veramente a fare le cose. Con l'aiuto dell'Unione Europea, dopo, perché non ogni cosa che nasce male può morire, ma può anche essere salvata, secondo me, dalla nostra nascita dell'Unione per il Mediterraneo è cresciuta questa organizzazione che io adesso conduco, sono 200 università, utilizzando il meglio che c'è dalla sponda nord e dalla sponda sud. Io sono del parere, per esempio, che non tutte le cose grandi possono venire soltanto dal nord, ci sono delle cose molto importanti che possono venire dal sud, come può venire per esempio questo patto di Lauria che stiamo cercando di costruire oggi. L'EMUNI, l'Università Euromediterranea, ha in sede 43 esperti che sono stati sponsorizzati dall'Unione Europea, che stanno lavorando con me, con noi, per focalizzare su aree specifiche. Cosa sono le aree? Energia, combattere l'inquinamento, trasporti, urbanizzazione delle strade, per esempio urbanizzazione delle case, protezione civile, e un'altra area è l'area di cui hai parlato tu, microcredito, investimenti specifici per imprese di famiglia e dare opportunità di impresa a giovani che vogliono non soltanto studiare, ma ad avere anche una professionalità nel fare. Il ministro Giordano, che è un mio grande amico, anche perché abbiamo lo stesso pensiero su questa cosa, l'idea del Politecnico del Mediterraneo è un'idea di dare competenze nuove, skills nuove, a gente del posto che hanno bisogno anche di apertura. Perché? Perché molta delle imprese dentro l'area euromediterranea è di più, anzi micro imprese, 3-4 persone o di famiglia o anche giovani che sono usciti insieme da un ente scolastico, dall'università, eccetera, che vogliono creare qualcosa di nuovo. Noi abbiamo cercato e abbiamo lanciato, adesso abbiamo finito recentemente, un nuovo programma di apprendimento che lanceremo a novembre, è già tutto pronto, che abbiamo lanciato attraverso l'Unione per il Mediterraneo, in varie località. Marocco, sono appena ritornato dal Marocco dall'università del mio carissimo amico Sergi Farisi a Fez,
altri in Egitto, in Tunisia, in Libano, eccetera, dove ci saranno centri di studi, per esempio in Marocco, sul microimpresa, aiutato esattamente come hai detto tu prima, aiutati da esperti europei, ma non soltanto da esperti europei, esperti anche che provengono dalla sponda sud, che insieme hanno creato qualcosa ad hoc per la regione, il posto che dove operano queste imprese. Dobbiamo anche pensare, io quando parlo di aurea, questa è una cosa importante che io vorrei ribadire, uno parla sempre di un piccolo posto in mezzo, abbiamo molti di noi per arrivare qua abbiamo impiegato ore e ore. Ma perché è importante anche l'aurea? Perché l'Unione Europea non è soltanto Bruxelles, l'Unione Europea non è soltanto Berlino, non è soltanto Parigi, ma anche i cittadini che stanno ascoltando qui. Il Mediterraneo non è fatto soltanto del Cairo o di Damasco o di Tunisi, ma ci sono anche altri cittadini che non sono nel capitale, che anche loro fanno parte di questa famiglia. Una cosa che vorrei riprendere, magari anche discutere con noi, è un mio, diciamo, una mia domanda che io chiedo, ci sono due europarlamentari. Io sono molto preoccupato di una cosa, e questa preoccupazione mi viene data dai giovani che incontro ogni giorno. Ieri ero a Catania, abbiamo una scuola estiva dove c'erano dei giovani che provenivano del sud. E c'era gente molto molto diversa che proveniva dai paesi del sud. Modo di pensare, modo di vestire, così mi capite, modo di interagire con le persone. Una cosa che mi hanno detto, non soltanto questi ma anche altri, è la politica del vicinato dell'Unione Europea. Non voglio portare discorsi politici molto alti, ma l'onorevole Pittella, Gianni, ha parlato di una cosa secondo me molto importante. L'Unione Europea, quando parla dell'Est, parla in certo modo. Ha una politica di vicinato dell'Est, per esempio, che prevede l'associazione definitiva di questi paesi all'Unione Europea. La politica del vicinato del Sud ha due politiche. Parla soltanto di un partnership che tiene lontano i paesi del Sud all'Europa. Io mi trovo in grande difficoltà personale perché? E finisco con questo aneddoto molto semplice che forse capirete. Prima dell'entrata dell'Unione Europea di Malta, io ero parte del gruppo che negoziava con gli europei, avevo un grandissimo progetto, molto, molto grande, anche in fatto di collegamenti, eccetera, che coordinavo, che si chiamava, in francese si chiamava la navigation du savoir, la navigazione del sapere. Avevo messo insieme un grande progetto Euromed Heritage, mettendo insieme tutti i porti del Mediterraneo, cercando di vedere dove il sapere fluiva. A un certo momento ho ricevuto una telefonata dalla Commissione Europea che mi ha detto: vieni a Bruxelles perché dobbiamo parlarti, perché c'è un grande problema. Io ho pensato che fosse un problema di soldi, di legalità, eccetera. Sono andato, ho portato il mio legale, il mio contabile del governo maltese, pensando che fosse qualcosa di questo genere. E mi hanno detto: guarda, voi maltesi, fra poco, sarete membro dell'Unione Europea. Questo progetto l'avete fatto perché non eravate un paese dell'Unione Europea. Per noi, per i nostri legali, per i nostri finanziari, questo crea un grandissimo problema. Io mi sono guardato agli altri e ho detto: ma noi siamo rimasti, cioè io mi chiamo Joseph ora e mi chiamavo Joseph prima. Non è che sono cambiato,
sono la stessa persona. Non so se capite il mio pensiero. Il Mediterraneo è una regione, questo lago, perché è un lago, se uno pensa bene, è un lago, poche entrate, è un lago, un grande lago, che ci unisce. Dobbiamo pensare in questo modo. Pensare in questo modo è creare opportunità per tutti. Sì all'apprendimento, insegnamento, eccetera, nei paesi dalla sponda sud, ma sì anche allo scambio. Ed è importantissimo costruire un futuro concreto, cioè dicendo, guarda, per esempio, da Lauria, l'onorevole Pittella ha parlato di questa cosa, io spero che avremo grandi opportunità di sostegno in questo modo, anche dalla Giordania, dalla Tunisia, e di dire, guarda, fra 3 mesi organizziamo un incontro, per esempio, di microcredito, può essere un'iniziativa da portare qua, un'altra, i giornalisti che parlano di democrazia, un'altra, amministratori pubblici di piccoli comuni che possono venire qua e parlare attraverso tutti. Io vorrei aggiungere una cosa, nelle Muni tutti trovano posto. Io nel 43 ho degli israeliani, c'è il professor Abduli Tuhami che può essere il mio witness in questa cosa, io ho dei esperti.